Ciao ragazzi, oggi volevo fare un attimino il punto della situazione dopo le varie problematiche che si sono presentate dopo il rilascio di questo nuovo metodo di jailbreak targato Comex. Come abbiamo visto, i primi file rilasciati da Comex e quindi il jailbreak eseguito sugli iPhone 3GS e iPhone 4 hanno dato moltissimi problemi, praticamente quasi a tutti, con FaceTime, MMS, tethering che sparisce. Ad alcuni, compreso il sottoscritto, anche la navigazione in 3G che veniva praticamente congelata, non navigava più, ed altri problemi che voi utenti ci avete segnalato. Dunque, Comex ha provveduto subito a rilasciare una versione nuova, quindi accedendo al sito jailbreakme.com, attualmente si esegue un jailbreak, diciamo, corretto. Ma che ad alcuni ancora continua a dare dei piccoli problemi. Quindi, per ovviare a questi in un modo completo e infallibile, diciamo, basterà procedere come vi faccio vedere adesso. Così andiamo un pochino a sciogliere gli ultimi dubbi e tutti ci ritroveremo con gli iPhone funzionanti al 100%, ma ovviamente sbloccati, quindi jailbreccati. Dunque, inizialmente bisognerà partire da un 4.01 originale per tutti coloro che hanno effettuato il jailbreak e hanno trovato quindi i problemi che ho descritto prima. Basterà un ripristino tramite iTunes, quindi basterà cliccare su ripristina con iPhone attaccato. Si riporterà l'iPhone allo stato originale, quindi con firmware originale 4.01 e prima di eseguire il jailbreak vero e proprio, quindi prima di accedere tramite Safari al sito jailbreakme.com. Bisognerà tramite tasto destro, sempre su iTunes, alla voce iPhone, eseguire un backup dello stesso, dove praticamente salveremo tutte le informazioni relative al nostro iPhone in un backup all'interno di iTunes. Quindi backup molto veloce. Fatto questo potremo procedere, andremo su Safari, la procedura veloce che vi ho fatto vedere nel video precedente, al termine della quale avremo Cydia presente sul nostro iPhone. Qualora non si presentino problemi, quindi qualora non sparisca FaceTime, gli MMS continuino a funzionare, il tethering sia ancora presente, la navigazione in 3G non fosse bloccata, saremo stati fortunati, ma qualora ci presentino ancora questi problemi, basterà, dopo aver eseguito il jailbreak, tornare su iTunes e ripristinare le condizioni, quindi ripristinare il backup, sempre tramite tasto destro, ripristina backup da, apparirà una finestrella dove ci chiederà se vogliamo ripristinare il backup che abbiamo eseguito in precedenza. Tramite ripristina riporteremo le informazioni che abbiamo salvato prima del jailbreak sul nostro iPhone, che comunque resterà jailbroken, ma con FaceTime, MS, tethering e quant'altro funzionanti al 100%, e vi faccio vedere ovviamente a testimonianza di questo. Come vedete, il tethering è ancora presente, gli MMS non sono stati disabilitati. Come vedete, la navigazione in 3G funzionante al 100% e FaceTime, come vedete, presente nelle opzioni di chiamata. E dunque a questo punto possiamo dire che il jailbreak dell'iPhone 4, in generale del firmware 4.01, ora è perfettamente funzionante, quindi anche tutti i vari tool, SB Settings, iFile, My 3G, ROC e quant'altro sono tutti funzionanti e le varie applicazioni non ancora compatibili con iPhone 4 verranno sicuramente aggiornate a breve. Detto questo, ragazzi, vi do nuovamente il benvenuto, perché sembra che i problemi del nostro sito siano stati risolti. Attualmente siamo tornati online al 100% sul nostro sito nella veste classica e incrociamo le dita e speriamo di non avere più problemi in un prossimo futuro. A nome dello staff voglio ringraziare tutti, veramente tutti voi che ci avete continuato a seguire anche nel sito provvisorio e dunque avete dimostrato comprensione, avete atteso che i problemi fossero risolti, quindi veramente un grazie di cuore a tutti. Vi mando un grande saluto, Gigi Calabrò per iPhone Italia.